Sono io che ringrazio voi perché sono ospite in questa meravigliosa cornice che non avevo mai visitato e mi verrebbe già da darvi un appunto di viaggio, di consegnarvi questa impressione, cioè da un lato un senso di rammarico per dire come c'è un posto così bello in Italia e non l'avevo ancora visitato. E dall'altro un altro però motivo di cruccio nella difficoltà che c'è per arrivarci. Come se la Basilicata fosse un tesoro nascosto nel cuore dell'Italia, in qualche modo circondato da confini ancora borbonici che impediscono la fruibilità, la facilità di conoscere e visitare queste terre. Ed ovviamente dobbiamo parlare anche di questo. Io vorrei iniziare questa intervista e per me sarà anche un modo per scoprire un personaggio di cui ho letto, a cui mi sono incuriosito, però vorrei iniziarla proprio raccontandovi il minimo lavoro preparatorio che ho fatto e quindi guardando e consultando i giornali questi giorni mi ha colpito il tono accorato, ma oserei dire drammatico, della lettera che Marcello Pittella ha indirizzato al Presidente del Consiglio. Ecco, siccome faccio il cronista politico, quando leggo un amministratore pubblico che ha una responsabilità sulle spalle che ricorre ad un tono così drammatico, penso o è un millantatore o veramente c'è una situazione grave. E quindi vorrei cominciare subito l'intervista chiedendo a Pittella se quel tono che lui ha scelto, che è confidenziale ma che è molto drammatico, non dico enfatico perché è una lettera molto asciutta, sia figlio dello stereotipo che sempre si cerca di appiccicare sulla figura dei politici meridionali, che dovrebbero essere sempre lamentosi e meno efficienti di quelli del nord, che poi come sappiamo in alcuni casi non hanno vicende giudiziarie brillantissime, anche recenti, o se davvero la situazione della Basilicata è tale che un amministratore pubblico sceglie di gettare, come dire, anche l'apparenza dell'ufficialità, di tagliare le mezze misure e di lanciare un allarme così drammatico, così toccante, che fa pensare che siamo di fronte a una situazione limite. Ma io ho usato un tono confidenziale quanto sincero e severo nei contenuti nella lettera inviata, lo stesso tono anche mi consentirà Luca, confidenziale e affettuoso, che voglio conservare in questa sera, questa serata, farmi accompagnare in questo duetto, in questo racconto, nel porgere alla sua persona il benvenuto in Basilicata e Maratea. Questa è una città splendida ed è una regione meravigliosa, vive qualche contraddizione, e non solo quella dei collegamenti, noi dovremo migliorarli per consentire a Terese di venire in maniera un po' più spedita e anche più frequentemente a Maratea. Sindaco, speriamo a qualcun altro anche. Ma ci arriveremo. Io decido, ovviamente abbiamo di fronte una platea qualificatissima, fatta di amministratori, parlamentari, uomini e donne dello spettacolo, professionisti, cittadini curiosi e tanti amici che hanno voglia di partecipare, che vogliono voglia di ascoltare, e la lettera, i contenuti della lettera inviata a Renzi consegnano ai presenti, ma alla società lucana e italiana, una grande responsabilità. Arrivo subito. La regione Basilicata è una regione ricca potenzialmente, ricca perché ha risorse nel sottosuolo, parlo del petrolio e del gas, che la rende o può renderla tale. Paradossalmente la regione Basilicata, pur avendo per un verso risorse in cassa da poter spendere e bloccata nel farlo dal patto di stabilità, e dall'altro ha bisogno di risarcire uno strappo che c'è stato tra il consumo della propria terra e il governo nazionale rispetto alle estrazioni petrolifere.
perché noi siamo, a dispetto del petrolio che consegniamo all'Italia, siamo una regione fanalino di coda, povera, tra le più povere, che consegna nello spaccato drammatico un gap infrastrutturale piuttosto pronunciato, è quello a cui tu facevi riferimento. Tante cose sono state fatte, siamo in un tempo in cui la ritualità della politica viene derubricata, noi dobbiamo essere molto più diretti, molto più veloci e anche, diciamo così, senza mandarcele a dire, dicendocele direttamente. E questa regione, tra patto di stabilità e famoso strappo non ricucito, rischia di giocarsi la propria vita, il proprio futuro, per cui rischia di morire se entro l'autunno non si sblocca a livello nazionale il tema del patto, e rischia nel futuro e nella prospettiva di morire esattamente se non ci sono ristori economici adeguati a quanto, a mio giudizio e a nostro giudizio, la regione Basilicata dà al governo nazionale e al paese Italia. Allora, il 6% di tutto il petrolio consumato in Italia, una capacità estrattiva che copre fra gli 80 e i 90 mila barili al giorno, un potenziale estrattivo senza nuove trivellazioni che potrebbe portare questa quota a 190. Però il dilemma è questa torta, questa immensa torta che fa gola a molti, come si divide, quanto ne deve restare sul territorio, perché non è possibile che ci sia forse anche una logica punitiva per dire non volete fare nuovi pozzi e allora noi teniamo il rubinetto chiuso, vi impediamo che questi soldi tornino in Basilicata, perché in qualche modo non assecondate i desideri ottimali delle diverse compagnie, dell'Eni, che dicono no, potremmo fare molto di più. No, precisiamo una cosa, le istituzioni parlano con le istituzioni, io parlo con il governo nazionale, non parlo né con l'Eni né con la Total. L'Eni e la Total devono rispetto a questo territorio e devono comprendere, penso che lo stiano facendo, che questo è un territorio fatto da cittadini, non con l'anello al naso, e che noi non possiamo piegarci per 10 assunzioni al centro di Viggiano, ma che la partita che la Basilicata intera si gioca sul livello nazionale è ben altra. Al nostro territorio giungono il 7% di royalties da estrazioni. Il 7% equivale a 166 milioni di euro all'anno, cioè una manciata di denari. Spiccioli. Spiccioli. Non riceviamo, rispetto all'IRES che le compagnie petrolifere versano allo Stato, nemmeno un centesimo, e una parte significativa del bilancio dello Stato si chiude con le risorse previsionali legate esattamente all'IRES da estrazione petrolifera. In 20 anni, tra estrazioni preventivate, quelle frutto di accordo già oggi tra Eni e Total, in 20 anni il governo incassa 30 miliardi di euro, incasserà. Noi di 30 miliardi di euro ad oggi non incassiamo un centesimo, prendiamo il 7% di royalties per legge nazionale, più un 3%, il famoso tesoretto destinato alla card benzina che molti conoscono, che viene peraltro per beffa. Questo nel tesoretto è un capitolo, mi pare, succoso, che dobbiamo aprire fra un attimo. Però quindi la domanda era se non c'era un atteggiamento, come dire, in qualche modo per dire alla Basilicata fate di più e vi daremo di più. No, perché noi abbiamo un accordo col governo nazionale e con le compagnie, in particolare Total da un lato e Eni Shell dall'altro, che regolamenta le possibili estrazioni, quindi perforazioni. E abbiamo raggiunto, con disponibilità di tutti, della politica, delle istituzioni, dei sindacati, delle parti datoriali, la soglia di 180.000 barili giorno. Quando si completerà tra Total ed Eni, cioè i due centri di estrazione,
diciamo, gli impianti. Oltre quello noi non siamo in grado di andare, lo abbiamo anche già comunicato, né nessuno ce lo può chiedere, perché c'è una sacrosanta regola, diciamo, anche codificata tra virgolette, che un territorio si può sfruttare e utilizzare fino a un certo punto, e noi riteniamo, come in Europa, che oltre il 40% il nostro territorio non può andare per utilizzo, e quindi oltre 180-200 mila barili non può andare, e noi non andremo. Benissimo, mi sembra molto chiaro come nelle intenzioni Pittella aveva detto prima di cominciare questo dibattito. Però allora la domanda è un'altra. Ci sono circa 20 anni di benessere davanti, o almeno 20 anni di estrazioni. Diciamo che possono essere anche 30, diciamo che le tecnologie di domani faranno sicuramente crescere questo potenziale estrattivo così come è cresciuto rispetto alle prime valutazioni. Però la domanda è: fino adesso la tua regione come ha utilizzato questa ricchezza, che non è abbastanza, non è tutta quella che sarebbe necessaria avere, ma c'è stato un uso intelligente, lungimirante, di prospettiva? Perché se uno controlla che è l'unica regione d'Italia senza un aeroporto, senza 20 km di autostrada, l'unica strada che è stata fatta è forse quella che, diciamo, la più seria, quella che collega l'impianto di Melfi, quindi stiamo parlando anche di una scelta strategica di molti anni fa. Allora la domanda è: fino ad oggi qual è il giudizio su come la politica, ovviamente non riguarda il tuo operato, ha utilizzato le risorse che hanno incominciato ad arrivare? Mi permetto ovviamente di correggerti su questo. Sì. C'è anche parte del mio operato, seppur diciamo in una scala di grigi, un grigio un po' più tenue, diciamo così, mettiamola così. Io non sono nuovo della politica, è con me molti, e dunque devo assumermi una responsabilità, anche se diciamo in un tempo particolare ero, diciamo, un po' il capriccioso, colui che contestava anche frequentemente alcune scelte. I primi anni, dal 98 ad andare avanti, noi abbiamo avuto, diciamo, un utilizzo virtuoso delle risorse, via via sempre più, diciamo, impiegate per creare condizioni di stabilità su strutture importanti come l'università. Del resto l'università di Basilicata si regge sulle royalties del petrolio, altrimenti per tagli, diciamo, anche nazionali non potrebbe reggersi. E abbiamo negli ultimi 4-5 anni, a mio giudizio, non compreso che avremmo dovuto non solo utilizzare un po' meglio, diciamo, quelle risorse, meno sul versante dell'assistenza e del sociale avanzato, la dico così perché è diventato il nostro un bilancio sociale. Tutta la forestazione della Basilicata si regge esattamente sulle royalties del petrolio, o buona parte, cioè parliamo di 5.000 famiglie, per cui le royalties del petrolio sono diventate negli ultimi 5-6 anni una occasione non tanto di sviluppo, ma insomma una sorta di tesoretto per risolvere problemi di emergenza sociale altrettanto importanti e per risanare o risolvere problemi di tenuta di bilancio diversamente messa in difficoltà e in crisi anche da decurtazione nei trasferimenti. Ricordiamo che negli ultimi 4 anni la regione Basilicata ha ridotto, c'è il presidente della provincia di Potenza, sa perfettamente bene, ha visto ridursi i trasferimenti di oltre 130-140 milioni di euro. Per cui quelle risorse che potevano servire, non in maniera, non essendo copiose, diciamo, ma per, diciamo, forse un utilizzo un po' più virtuoso, noi li abbiamo negli ultimi anni speso esattamente per sostenere, tenere la contabilità in ordine, il bilancio, e fare spesa sociale, diciamo, anche avanzata perché è necessaria. Ma la verità è che 166 milioni di euro oggettivamente non ci potevano e non ci possono consentire di fare le cose che oggettivamente servono alla nostra regione, perché sono troppo poche per consentircelo. Le grandi infrastrutture di cui immagino vorremmo parlare
non possono realizzarsi se non dando vita ad altro meccanismo anche normativo e di ristoro regionale. Per cui ci sono luci ed ombre nella spesa delle royalties, anche perché all'epoca, quando è nata, diciamo, la legge che consentiva l'utilizzo del 7%, la legge regionale che delimitava un'area di X comuni, la famosa legge 40, per cui dava un'aliquota di queste royalties ai comuni e solo a quei comuni, per cui con cioè c'è stato un effetto macchia di leopardo. Macchia di leopardo. Comuni che sembrano far parte della Svizzera. Perché così? Con aiole, prati ridenti, scuole inaugurate di fresco, e comuni che sono rimasti in uno stato di abbandono, pur essendo vicinissimi agli impianti. Il comune di Viggiano, che è un comune, voglio dire, dove l'ENI ha il centro Oli, ha incassato quest'anno 27 milioni di euro, presidente della provincia di Potenza. Noi abbiamo chiuso in assestamento di bilancio con 5 milioni e mezzo di euro, cioè, aiutata la provincia di Potenza, che altrimenti sarebbe andata, per mancanza di trasferimenti, per mancati trasferimenti, esattamente in dissesto. Noi, la regione che diventa assorbente rispetto ad una serie di difficoltà che si stanno creando nel rapporto, voglio dire, contenimento della spesa, diciamo così, quindi restrizione, mancati trasferimenti, e poi abbiamo una contraddizione, perché oggettivamente la legge consente di dare a Viggiano 27 milioni di euro, ma non al comune a fianco. Ma poi c'è la logica dei cerchi concentrici e via via si va riducendo, però ovviamente quelle partite, io ho anche dei dati e dei numeri, quelle partite oggettivamente, quelle risorse le prendono solo i comuni che hanno le trivelle, per capirci. Però il comune come Maratea, che sta a 30 chilometri, o comune come Trecchino, come Rivello, o le Dolomiti Lucane, per buona parte non entrano esattamente, non possono, tutto il materano non godono di questo ristoro. Non che non debba esserci, perché è sacrosanto che chi si vede, diciamo così, la fiammella non spenta, e non si deve spegnere quella fiammella, ovviamente per sicurezza, deve avere un ristoro, non c'è dubbio. Io dico che abbiamo bisogno, forse, quelle risorse di utilizzarle in maniera un poco più larga, meno confinata, su progetti che riguardano una comunità, e sarebbe intelligente e interessante immaginare che 27 milioni possono diventare un tesoretto per fare efficientamento energetico per privati o anche per attività produttive in tutta la Val d'Agri. Ho letto che nella tua campagna elettorale c'era un tabù, quello delle nuove trivellazioni, ma col senno del poi, vedendo gli effetti non devastanti come paventava qualcuno, è giusto che rimanga questa promessa elettorale, questo vincolo? Non scavare di più? C'è un vincolo al quale noi siamo legatissimi, che non è di principio, è quello dei 180.000 barili. Quello c'è un accordo, e su quell'accordo innanzitutto il governo ci riconoscesse quanto ci è dovuto. Ci sarà un altro tempo in cui guadagniamo entrambi, il governo, compagnie e istituzioni locali, regionali e locali, la stima, la fiducia e il rispetto delle comunità, e con le comunità potremmo fare ragionamenti diversi. Diversamente non si può andare. Questa è una notizia, voglio vedere se c'è qualche collega. È una notizia, cioè col tempo, guadagnando la fiducia, si potrebbe immaginare qualcosa di più. Ma nel momento in cui la Regione Basilicata recupera ciò che gli è stato sostanzialmente non riconosciuto e costruisce le condizioni per cui da qui a X anni oggettivamente diventa la regione che potenzialmente può diventare, perché io o chi sarà per me al posto di Presidente della Regione non deve poter dialogare con Renzi o con chi per Renzi per capire esattamente questo territorio, questa materia prima che è un bene per la Basilicata ma per l'intera Italia, non possa essere messa a disposizione. Certo, se mi si viene a dire che da 180.000 barili oggi dobbiamo andare a 200, 250 e andare anche
nel mare Ionio, io dico, sono pronto a fare le barricate, lì non ci andranno, ci andranno con la forza pubblica, con i carri armati, ma non ci andranno. Però il titolo quinto, la riforma che si sta scrivendo in queste ore, sottrae sovranità alla regione. Rischia di sottrarla. Perché quel sorriso? Perché io non so quale sia l'intenzione del governo nazionale fino in fondo. Visto che sono tempi di crisi, controllare tutto col pugno di ferro. Provo a tradurlo io. Sì, ma non si... Non... Io dissento, diciamo così, perché difficilmente si va si raggiunge o si traguarda un orizzonte se non c'è il consenso e se non c'è la discussione. Poi magari bisogna velocizzare la discussione, e anche il combinato disposto tra democrazia e decisione deve essere un poco più celere. E però dice, allo stato attuale anche la modifica paventata in discussione non sovverte, diciamo, anche in termini autorizzatori, la potestà della Regione Basilicata. Quindi l'aspetto normativo che riguarda sostanzialmente le autorizzazioni è in capo alla Regione Basilicata o è in capo alle regioni. Noi poi abbiamo bisogno di capire nella evoluzione, perché il titolo quinto, l'articolo 117, ci dice riportiamo in capo allo Stato una serie di titoli. L'energia è uno e via dicendo, il territorio, la pianificazione territoriale, l'urbanistica, una serie di altre cose, i trasporti soprattutto nelle linee strategiche, poi rimanda sostanzialmente a leggi attuative la reale applicazione del titolo avocato, e nelle leggi attuative già in fase di discussione sulla modifica del titolo quinto ci sono stati emendamenti a tutela della concertazione con le regioni, ed è stato oggetto di dibattiti anche di nostra discussione proposta dalla Regione Basilicata in sede di conferenza dei presidenti. Capiremo esattamente se il governo dovesse chiudersi a Saracinesca e dire è lo Stato e punto, è il governo e punto, lì dovremo esattamente in sede parlamentare avere un confronto diretto, diciamo così, Regione Basilicata, regioni, con il Parlamento, con la Camera dei Deputati e con il Senato per come è stato ridisegnato, e capire esattamente quali tutele a garanzia della nostra popolazione ci sono e del nostro territorio ci sono. È ancora presto. Pittella, ma anche i Pittella sono stati renziani, diciamo, in tempi antemarcia. Quindi non sono sospetti di essere saliti sul carro del vincitore come molti altri nel gioco delle correnti del Partito Democratico. Ora, paradossalmente, avendo un legame privilegiato con Palazzo Chigi, c'è però il rischio di non riuscire ad avere un'interlocuzione altrettanto serena se i soggetti fossero, diciamo, come dire, totalmente estranei l'uno all'altro. Se ci fosse un governatore di centrodestra avrebbe più o meno facilità di dialogo con Renzi. Ma devo dire la verità, io ho sposato la linea del presidente Renzi esattamente perché sconvolge l'approccio, e io sono esattamente per questo nuovo approccio, non per la ritualità vecchia maniera. Non serve più all'Italia, come dire, la corsia preferenziale e la filiera stretta per cui c'è un rapporto privilegiato con l'uno e ti passa l'emendamento, altrimenti non ti passa perché non c'è un rapporto privilegiato. E Renzi, secondo me, fa bene a andare avanti, diciamo, senza sosta. Ovviamente il rischio che c'è è insito in chi corre e diventa determinato nelle scelte è quello che gli errori li fa. Ma del resto io preferisco che si compia qualche errore a cui mettere rimedio, porre rimedio e non decidere. Ma non vi siete sentiti dopo quella lettera? No, ho sentito chi lo collabora, sentire Renzi è cosa un'impresa. Da Papa Francesco, penso, diciamo, non è una cosa semplicissima, onestamente.
Io non riesco a sentirlo di frequente, ogni tanto mi raggiunge qualche messaggino di Renzi a cui rispondo prontamente, però no, non è facile oggettivamente, del resto vive... Se dovessimo mandargli un SMS stasera, che a lui piace, lo stile conciso in 160 caratteri, come inizierebbe? Caro Matteo. Ti ricordo lo sblocca Italia. Eh sì, perché lo sblocca Italia è il punto, è lo snodo per noi, dove ci giochiamo la partita delle royalties del petrolio, del patto di stabilità e del memorandum. Io gliel'ho comunicato a Matteo Renzi e anche ai suoi più vicini collaboratori. Se non tipo chi? Luca Lotti, Del Rio. Se la guidi, se non si sblocca il patto di stabilità sulle royalties, questa regione, lo dico agli amministratori presenti, è morta. Noi abbiamo in cassa oltre 600 milioni di euro. Ma 500 sono bloccati. No, ma 600 sono bloccati. Io domani mattina ad un imprenditore che si rivolge al sindaco di Marateo, di Abriola, qui presente, o a presidente e consiglieri provinciali, non posso dare 100.000 euro e il sindaco dirà all'imprenditore: mi dispiace, la regione non mi dà i soldi per il patto. La regione non... Però questo è il problema drammatico di tutta Italia, cioè siete sicuri di poter dire che le royalties dal punto di vista legale non sono da considerare gettito fiscale al pari di tutti gli altri gettiti fiscali? Assolutamente no. Sono risorse prodotte autonomamente, non provengono da tassazione e non sono da trasferimento di altra natura, quello dello Stato. Sono risorse prodotte che servono per lo sviluppo e, dato che le produciamo noi, io penso che sia lecito chiedere al governo nazionale di espungerle dal patto di stabilità, altrimenti mi deve spiegare il governo nazionale che nel 2010, 11 e 12 espunge in deroga le royalties provenienti dal termovalorizzatore di Acerra per 92 milioni di euro. A me viene rabbia. Per salvare la Campania in un momento. Per salvare la Campania, e non perché la Campania ha 5 milioni di abitanti, può salvare la Basilicata che dà il 6% del concorre al 6% del fabbisogno energetico nazionale, deve morire, perché i nostri imprenditori si suicidano in Basilicata. Io ieri ho partecipato ad una trasmissione su Rai 1 in diretta, presente la signora Tiziana, vedova di un imprenditore che si è dato fuoco ed è morto in quel di Bologna, perché l'Equitalia, non stiamo lì, insomma, oggettivamente lo chiamava per riscuotere e lui non poteva pagare. E noi sostanzialmente ci rendiamo conto che 20 giorni fa in Basilicata abbiamo vissuto una situazione del genere, simile, e abbiamo una microeconomia che è al collasso e alla canna del gas, non ha più un centesimo. E per dignità propria dei lucani e dei meridionali si contiene. Ma noi sappiamo esattamente che c'è una situazione drammatica. Allora, io ho due scelte davanti: far finta di niente e mettere una pezza non è il mio carattere e non è il mio tempo e né culturalmente lo condivido, oppure animarmi come sto facendo con la politica e con le istituzioni a tutti i livelli per dire la situazione è questa e per chiedere: ma la Basilicata è vero che ha una sua specificità o non è vero? Per il petrolio, non perché siamo tanti, perché siamo pochi, non perché siamo belli, perché non lo siamo. O perché almeno, non ve li sono alcuni, perché, non perché tutti. Queste royalties le vogliono bloccare? Cosa cambia il governo nazionale bloccando queste royalties? Sono risparmi? No, il tema qual è? È che è evidente che il meccanismo del patto di stabilità è un meccanismo che sta sulla testa di tutte le regioni, certo, e del rapporto che l'Italia ha con l'Europa. Del resto la battaglia Renzi la sta facendo in Europa sul famoso 3%. La verità però è che non puoi pensare di fare un'eccezione per soltanto per alcuni motivi, io immagino più politici che altro, o di cassa, economici, di risanamento di un buco, e la specificità, la regione che consegna più energia di quanto Berlusconi ne ha comprato dalla Libia, pagando una marea di soldi,
non posso avere le royalties aumentate, espunte dal patto, non posso avere il memorandum, cioè il piano di sviluppo sull'IRES e quindi avere il ristoro per fare le grandi infrastrutture. Ma noi come dobbiamo andare avanti? Dobbiamo essere colonizzati, annessi? Che dobbiamo fare? Come possiamo far sentire la nostra voce? Io voglio partecipare all'aeroporto di Ponte Cagnano, l'ho messo in assestamento. Ho visto. Bene. Vorrei contribuire a fare l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, contribuire Reggio Calabria, bene, su ferro. Vorrei contribuire a fare i tre lotti della potenza Melfi, il rifacimento della 585, io posso farlo se va avanti quel famoso piano di sviluppo concertato per legge dal governo nazionale anni fa. Io posso farlo. Quel piano di sviluppo cuba 1,5 miliardi di euro. Volendo andare anche oltre, anche 2,5 miliardi di euro. Sai che cosa prevede il memorandum? Sai che cosa prevede il memorandum? Ti chiedo scusa. 250/300 milioni di euro l'anno sull'IRES per la Basilicata per 20 anni. Fate i conti voi di quanti soldi sono. Andando in anticipazione, io le infrastrutture, io Basilicata, le infrastrutture le faccio veramente, non che il presidente Valluzzi della provincia o il consigliere provinciale Murano si dispera perché per venire da Lauria a Maratea è preferibile fare il camel trophy. E perché è così? Perché è così? Poi noi che abbiamo una vocazione turistica, la cultura, la perla, Maratea che è la perla, come la raggiungiamo? In questa maniera? Le Dolomiti Lucane, come la raggiungiamo? Matera, capitale europea 2019, come la raggiungiamo? Allora, c'è un tema che è quello del collegamento e c'è un tema che il vero sviluppo, noi vogliamo o no, passa attraverso l'utilizzo virtuoso non solo delle royalties, del petrolio è poca cosa, ma della risorsa petrolio. Ecco perché il tema è ricadute occupazionali serie e ricadute imprenditoriali serie per la Basilicata sull'indotto petrolifero, che non ci sono state. E l'Eni e la Total devono comprendere che oggettivamente questo territorio non ha creato un rapporto empatico con loro. E secondo me c'è stato un gap di comunicazione e di rapporto. Colpa loro? Colpa di tutte e due. Delle istituzioni, della politica, anche del livello locale della politica e delle compagnie, perché hanno, a mio giudizio, inizialmente assunto un atteggiamento un po' coloniale da chi presume di sé, diciamola così, pensando che sa 10 assunzioni risolvono il problema. Non sono 10, sono un po' di più. Lei sa quanti sono? Tu sai quanti sono gli assunti nell'indotto petrolio? 2.888 persone. Di queste 2.888 il 60% sono lucani. Di questo 60% l'80% circa sono della Val d'Agri. Questi sono i numeri che facciamo, che registriamo ad oggi, ufficiali. Ma chiedo, perché io devo andare a Porto Torres a fare la chimica verde e non la faccio in Valbasento? Non l'hanno fatta neanche lì. No, l'hanno inaugurata lì, attenzione. E mi hanno anche invitato all'inaugurazione e per rabbia non ci sono andato. Perché noi possiamo farla. Per la verità l'Eni si è data disponibile, ha assunto un atteggiamento diverso con le sue consociate. Allora io penso che abbiamo la possibilità di costruire le condizioni per fare occupazione vera, quella di centinaia di persone, migliaia di persone, non solo con il petrolio e con l'indotto, ma anche fare imprenditoria, perché il petrolio ce lo godremo 30 anni o 40 ancora. Non è che c'è da illudersi. No, certo. La mattina quando apri i giornali la prima cosa che guardi sono i risultati della tua squadra di calcio o le quotazioni del greggio? No, io per la verità sono interista e negli ultimi anni sono un po' a lutto. Per cui ho qualche difficoltà. Non vado molto alle quotazioni del greggio. Per la verità, qui ci sono tutte le testate regionali,
leggo quelle, leggo anche quelle nazionali, o almeno alcune, alcuni titoli importanti, poi mi soffermo ovviamente su alcune battute. Da loro colgo esattamente ciò che sta succedendo, perché a volte non lo so nemmeno io. Tutte le questioni un po' più quelle che non si dicono della politica, loro sono ben informati, diciamo così. E questo ci credo, perché conosco la passione dei colleghi, ma ovviamente no. Una guerra, un sommovimento in quella zona cruciale può aumentare di molto le quotazioni di questi barili. Ma a parte questa battuta, come funziona questa storia della digestione? Perché ho visto in una recente intervista che si parla molto di questa metafora, cioè i pitella sono ingombranti e poi Marcello ha vinto a sorpresa e qualcuno dentro il partito deve digerire questo, diciamo, menù non previsto. Quanto dura questa digestione? Ci sono procinetici di nuova generazione che aiutano la digestione. Questo è il medico che parla. No, perché io sono fatto così. È più forte di me non sottenermela, ma non, voglio dire, no, non c'è cattiveria nelle parole che dico. Io ho avuto uno scontro anche aperto. La verità, e non c'è da meravigliarsi, è che c'è una diversa visione delle cose e del partito, dell'approccio su alcuni temi. Diciamo, siamo forse portatori di un meccanismo anche, diciamo, di elaborazione progettuale diverso. Io ho vissuto esattamente, sono figlio, diciamo, dell'altra, diciamo, scuola di pensiero. Ad un certo punto ho compreso che in quella logica non potevo più starci e non volevo più starci, nonostante, diciamo, potessi essere in un mosaico un pezzettino piuttosto significativo, diciamola così. E ad un certo punto, giusto per dirla, decido di non far parte di quel mosaico. Ci sono le primarie. Di rischiare. Rischio, ovviamente, insomma, è cronaca, è cosa nota, diciamo, ero io contro un'armata tremenda. Secondo me un po' la campagna elettorale indovinata, un po' il tempo che nella coscienza diffusa dei cittadini insomma, voleva segnare un cambiamento, diciamola così, e voleva dare un po' un messaggio, un po' una campagna di comunicazione piuttosto seria e ben fatta, un po' la distrazione dei miei avversari, io dico sono onesto perché sono stati un po' distratti, secondo me hanno pensato di vincere facile e secondo me poi alla fine hanno trovato la sorpresa. E noi abbiamo cercato di fare la nostra parte. Alla ci fine... sono stati dei gufi a casa? Si parla molto del gufo. Come... No, non c'erano, no, gufi no, devo dire la verità. Io la racconto sempre questa perché è simpatica, posso raccontarla, certo. Solo un secondo. Io partecipo al congresso, alla tre giorni della CGIL a Potenza. Non ero stato invitato. Bene. Ma decido di partecipare lo stesso e vado tra la gente, c'era tantissima gente, in una piazza affollata, tre volte quella di stasera, e mi accorgo sotto elezioni primarie, e mi accorgo sostanzialmente che ogni tanto qualcuno mi fermava e diceva sempre più sovente vai avanti, vai avanti, ma me lo diceva nell'orecchio, quasi intimorito. Allora non c'erano gufi, c'era molta paura, c'era un voto silenzioso che oggettivamente da noi è così. Era determinato, come voglio dire, anche da un timore, perché oggettivamente nella corsa dei cavalli mi davano 7-1, oggettivamente. Poi chissà che cosa è accaduto, si sono invertiti, diciamo così, i numeri. Ora è stata una bellissima esperienza e oggi il partito comprende, tranne qualche piccolo rigurgito. Focolai. C'è di guerriglieri, c'è la malattia, antipittelliani. No, non è un problema di pittelliano, no, perché io penso che insomma, il pittellismo è un'invenzione comoda, potremmo mettere molti nomi con molti ismi e sarebbero invenzioni comode. Il tema vero non è il pittellismo, il tema vero è che c'è un nuovo corso. Pittella ha vinto le elezioni primarie e deve saper governare nella unità e nella complessità di un partito. Come chi oggi governa il partito
deve farsi carico, perché è giusto, ammettendo la vittoria, di un partito che ha anche una sua diversità. Ce l'hai il telefonino qui? Ce l'ho. Ma qual è l'ultimo messaggio di Speranza? Di Speranza mia o di Roberto Speranza? Di Speranza Roberto. Di Roberto Speranza è quello che mi dice, non un messaggino, una telefonata di ieri mattina, a valle di una mia, successiva ad una mia, allarmato perché la voce della soppressione della Corte d'Assise d'Appello su Potenza e non solo, anche in altre città, in altre circoscrizioni, ha messo in allarme non solo tutto il foro, ma insomma, la società lucana, che non comprende perché c'è una sorta di nuvoletta fantoziana per cui ogni tanto a ripresa nel famoso sblocca Italia ci deve arrivare la soppressione della Corte d'Appello. Io chiamo Roberto Speranza dopo aver chiamato il segretario regionale del partito e dico: mi spieghi tramite, chiedi ad Orlando perché, e puoi chiedere cortesemente di ricevermi insieme a te. Io ho sentito il mio collega del Molise e nella stessa dell'Abruzzo ed è la stessa condizione, il segretario regionale del PD del Molise è nella stessa condizione, andremo insieme e anche lì dovremo spiegare, o meglio spiegarci, perché dovrebbero fare questo. Per risparmiare. Che cosa se non c'è nulla, se non c'è, diciamo, spesa? Bene, se l'assume la spesa della Regione Basilicata, che sarà 100.000 euro l'anno? Ma vogliamo scherzare? Allora, diciamo che c'è, o c'è sbadataggine, o c'è disattenzione da caldo, o è l'estate. Fatto sta che oggettivamente dove c'è da risparmiare, entrare nella carne viva, ci entrassero pure, ma non su queste cose che sono presidi per una regione, soprattutto piccola, indispensabile, abbiate pazienza, ma se l'assume la regione il costo di 100.000 euro l'anno, abbiate pazienza, siate buoni. Ma. Quindi bisogna sbloccare le royalties per permettere di salvare anche questo presidio. Parliamo, ovviamente questo mi incuriosisce molto proprio come dinamica, di Pittella l'altro. Ce ne sono molti. Oh, Pittella, quello. Quello più noto, famoso, diciamo. Sì. Bene. È diverso da me, Gianni. I signori qui presenti. Avete amici, lo stesso professore d'inglese? No, il mio, devo dire la verità, ancora deve arrivare. Quindi immaginate un po' dove sono rispetto a Gianni. Devo anche dire che lui torna dall'Inghilterra, perché è stato in Inghilterra e a Malta e torna stasera, proprio perché sta perfezionando l'inglese. E adesso ci stupirà tutti. E vedremo che cosa ci consegnerà. Vabbè, Gianni è antipatico parlare di un da fratello, bambino chi picchiava l'altro, tanto così per capire. No, diciamo che io ero molto più distratto, molto più ribelle, lo si vede. In cameretta come eravate divisi? No, una mattina mi alzai e lo depositai in un'altra stanza, perché lui aveva la buona abitudine, aveva 13 anni, di sentire il che? Radiogiornale, che oggettivamente a 10 anni a me non interessava, sono onesto. Lui si alzava e sentiva alle 7:30 questo, il primo comizio fatto da Gianni è stato all'età di 14 anni e mezzo. Cioè, quindi un mostro. Un mostro. Ora, io... No, ma prima, come erano i rapporti proprio tribali di famiglia, no, sud? Sempre positivi, sempre buoni, famiglia... Cioè, com'era la geometria dei fratelli? Facciamo proprio un ritratto di patriarcale, famiglia. Patriarcale, diciamo. Ah. Mio padre, quindi il patriarca. Ha contato sempre molto. La madre lucana. Madre lucana. Che sforna Marie Caretti. No, dedicata molto alla famiglia. Mm. Io e Gianni... Mio padre ha avuto una successiva, diciamo, vita familiare e io vado d'accordo molto con i fratelli di padre, che mi accompagnano giovanissimi, diciamo così, anche nelle mie avventure, nelle mie battaglie. Però voi due... Io e Gianni siamo andati sempre molto d'accordo e io ho un amore straordinario per mio fratello. E devo dire la verità, che chi mi ha sempre molto, diciamo, contenuto nelle mie esternazioni è sempre stato Gianni, che è un uomo di grande equilibrio, insomma, il senatore Chiurazzi sa perfettamente. Tu hai detto una volta: io sono il guerriero, lui è il sottile costruttore di relazioni. Lui è in pace col mondo, devo dire la verità, però è una persona, voglio dire, leale,
responsabile, io penso capace, di grande qualità politica, non è presunzione, ma penso di poterlo dire senza smentita, un grande lavoratore e un fine tessitore. Io sono molto più diretto, diciamo. Lui non, insomma, ha tentato fino all'ultimo, per esempio, sulla storia delle primarie alle 4 del pomeriggio, quando mi ero lasciato insomma con il segretario regionale, avevo detto: beh, allora io vado per le primarie, oppure l'accordo possibile è questo, Nicola. Aspetto vostre notizie per domani alle 4. Il silenzio totale, quel silenzio che un po' ti piega, un po' che ti fa sentire solo con te stesso, è una cosa tremenda, vi assicuro. Allora devi resistere, e ovviamente resisti se diciamo chi ti sta intorno. Là c'era un pugno di amici e di amiche affettuosissime, Antonella, Mario, insomma persone con cui ho condiviso momenti tremendi della mia, Angela, esistenza, lo dico la verità. E quando messaggiavo con Gianni dicevo: Gianni, ma vedi che c'è questa situazione, mantieni la calma, aspetta. Ma vedi che fino a domani alle 4, aspetta alle 4, arrivate alle 4, dico: beh, allora Gianni, faccio il messaggio, quindi faccio il dispaccio ANSA per dire io mi canto le primarie, aspetta alle 5. Allora, questa storia è durata fino alle 18, non sto dicendo bugie, dico la verità. Poi ad un certo punto ho detto, l'ho chiamato, ho detto: l'ho già mandato, non ci sono le 19, l'ho già mandato. Poi ovviamente, devo dire la verità, ha condiviso, noi condividiamo le battaglie. Poi io penso che la diversità, che sia con un fratello, che sia in un partito, che sia tra amici, è un valore aggiunto. Antipatico quando diventa quella diversità, faziosità, divisione a tutti i costi, pregiudizio. Io e il presidente Valluzzi non abbiamo pregiudizi, anzi abbiamo un ottimo rapporto personale, politico, abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione. Eppure abbiamo vissuto, diciamo, su due fronti, una vicenda come quella delle primarie. Non cambia assolutamente nulla, anzi, noi abbiamo una visione unitaria del partito e anche di quella vicenda. Ovviamente ognuno col proprio portato. In questo momento, Luca, in ballo non c'è né il destino di Pittella, né di Valluzzi, né di sindaci, né di Chiurazzi, del senatore Chiurazzi. In ballo c'è il destino della base di carta, per cui noi dobbiamo raccogliere le energie. Chi pensa di lavorare per mettere sgambetti sbaglia. E credo sia il tempo in cui evitiamo, insomma, di disturbarci, cerchiamo di collaborare, raccogliamo le forze perché ne abbiamo anche in termini di autorevolezza, di rappresentanza. Ci sono molti fenomeni di padri e figli in politica, i Cossutta, i Segni, a destra, a sinistra, raramente invece sono stati i fratelli che hanno raggiunto entrambi i ruoli apicali. Com'è la geometria fra di voi? Cioè, può capitare che ti chiami e ti dica: to, nomina quel primario in un ASL? Gianni non no, chiama, ma magari perché lo stima. Gianni, perché lo stima. Per chi lo conosce, non chiama nemmeno per il condominio di casa. Però al netto di questo, vabbè, la nostra storia politica nasce con nostro padre. E Gianni era l'enfant prodigio, era il giovane che nel Partito Socialista si faceva grandi battaglie, grandi guerre. Chiudiamo quella parentesi, Gianni riesce, diciamo, a 21 anni ad essere consigliere regionale. È evidente che finché Gianni ha svolto quella funzione di consigliere regionale, assessore regionale, parlamentare nazionale, il fratello Marcello non poteva svolgere altra funzione. Eravamo in un tempo così, in cui il partito e la politica era intesa così. Questo era il meccanismo. O uno o l'altro. O l'uno o l'altro, è la verità. Quando ci fu un tempo in cui dovevano e potevano candidarmi il partito alla regione, mi fu detto, diciamo, dal solito noto che si chiama Luongo: non è il tuo tempo. Eppure avevo tutti i titoli per poterlo fare. E io mi sono stato fermo, perché noi siamo, insomma, la logica dell'appartenenza è anche nostra, ed è giusto che era giusto così. Anche nel tempo successivo Gianni decide, secondo me in maniera lungimirante, di togliere il disturbo dalla Basilicata e dall'Italia e se ne va in Europa. Perché oggettivamente diventa ingombrante, ma
non lo dico per in senso spregiativo, è cronaca. E se ne va in Europa, ovviamente in Europa io sfido chiunque altro della Basilicata ad andarci in questo momento e a raccogliere quel suffragio, quella messa di voti che è stato capace insieme a tutti quanti noi di raccogliere. Per cui Gianni sta in Europa e è evidente che tanto sul livello nazionale quanto sul livello regionale degli spazi si creano. Com'è l'ultimo messaggino con Luongo? Quando possiamo vederci? Risposta: quando vuoi. Mi assento per una settimana perché sono in vacanza, rientro, ci vediamo. Ok. Io e Antonio abbiamo parlato, discusso, ci conosciamo da 30 anni, i rapporti sono ottimi, la pensiamo in maniera diversa. Su tutto? No, su tante cose, ma io riconosco ad Antonio qualità politica, esperienza, visione e capacità anche di comprendere che siamo in un tempo diverso. E l'approccio che ha Antonio Luongo non è quello di vivere questo tempo con il vecchio meccanismo, perché quel vecchio meccanismo oggettivamente si infrangerebbe, diciamo così, al di là di Pittella proprio. Però tu non vuoi fare epurazioni? No, io sono assolutamente uno che... Sei socialista libertario? Sì, assolutamente. Io penso che sono i cittadini a fare la selezione. Ah. Sì, sono con il voto, con il consenso, devono essere i cittadini a fare la selezione. Apriamo una finestra che mi interessa molto, quella del privato. Tu sei neopadre e neopresidente, sono due condizioni neo molto difficili. Complicate, diciamo, da gestire. Come sono queste tre belve da gestire, i figli? Devo dire la verità che la madre compie uno sforzo gigantesco, titanico. Io ne sono anche molto contento, ovviamente. Io purtroppo provo a ritagliare, diciamo, il mio spazio quello possibile. In genere hai cambiato tono, te ne sei accorto? Cioè, lo so, poi tua moglie non ci sente perché sta accudendo il bambino, però cioè, sai che riferiranno. Questa cosa mi turba molto. No, nel senso che io so esattamente. Cioè, chiesto del petrolio, di Renzi, di Luongo, niente. Parliamo di tua moglie, la voce si è fatta più esile. No, non è per questo. È perché io avverto una forte mancanza nei confronti, diciamo, del ruolo di padre e nei confronti dei miei tre figli. Chi fa la mia vita, io penso che non sia l'unico in questa piazza a far questo tipo di vita, io magari la esagero e la esaspero, e a non avvertire, diciamo, un sentimento anche di vuoto. Non è semplice far dalle 7 di mattina alle 2 di notte con una montagna sulle spalle, con mille trappole che hai sul tuo percorso, perché non è facilissimo, onestamente. Per quanto puoi essere atleta e anche in dieta, devi cercare di essere allenato per schivarle tutte quante. Nello stesso tempo devi, insomma, trovare anche il tempo e soprattutto la serenità di spirito. Quanto riesci a vederli? Vabbè, io sono stato con loro nel periodo di Ferragosto e il sabato pomeriggio e la domenica, pregando gli amici di non mettere riunioni il sabato pomeriggio e la domenica, di non far succedere e accadere calamità, io li vedo. Ci provo. Quindi loro sentono... La verità è che sono piccoli e non sono appassionati ancora, tranne uno che dice, secondo me, in maniera inconscia... Il più grande quanto ha? Il più grande ha 11 anni, che vuol fare la politica. Io penso che lo dica, ma senza capire che cos'è. E quindi bisogna mandarlo da Gianni a sentire il telegiornale. Magari da Luongo. E quello non sarebbe male come soluzione. Cioè, vuoi usarlo come tutor? Da Gianni lo mando per l'inglese. Da Luongo lo mando per capire esattamente che cosa accade nella politica lucana. Ma un'altra cosa invece che mi interessava, perché ho visto che nell'ultima intervista si diceva che hai messo su una pancetta istituzionale mentre eri dimagrito in campagna elettorale. Sono molto sensibile a questo tema, perché non mi riesce, dovrei candidarmi forse, non mi riesce la seconda cosa. In campagna elettorale, devo dire la verità, Pino lo sa, avevo perso moltissimi chili perché la tiregge oggettivamente i nervi e basta. Diciamo, ogni tanto un po' d'acqua.
Per il resto non c'è tempo per pranzi, per cene, per niente. Devi andare avanti e stop. E non devi sentire nulla, devi andare avanti. Avevo perso molto, moltissimo. Poi ho recuperato abbondantemente. Negli ultimi 40 giorni ho recuperato una nutrizionista bravissima. Mi sono messo in regola. Faccio 5 pasti al giorno. Si fa per dire, insomma, parliamo di 3 fette biscottate e poche altre cose. Ho perso 10 kg e devo dire che anche la vita che conduco contribuisce a non farmene mettere, diciamo, a farmi consumare. Per cui penso sia utile mantenersi in forma, al di là di tutto, non posso far sport, diciamo, ma provo ad evitare di appesantirmi, perché il fisico e la mente deve avere una velocità, una prontezza necessaria. Non è mica facile. Sì, fra l'altro c'è una casistica, credo che i presidenti di regione siano i più indagati e inquisiti fra tutti i politici d'Italia. Questo non avevo dubbi, diciamo. Io non sono preoccupato delle indagini e anche della possibilità, io dico del dovere che ha la magistratura di aprire, diciamo, un fascicolo, una lente di ingrandimento su di te come su altri, perché io credo che sia anche giusto, oltre che legittimo. Io ho soltanto timore delle interpretazioni estensive, delle cose dette neanche magari da te, nelle cose dette tra due che parlano al telefono, che citano in maniera impropria il tuo nome, che riferiscono ad arte alcune cose. Io sono timoroso esattamente di questo. Perché su questo puoi costruire, non ce l'ho con nessuno ovviamente, il titolo, su questo costruisci il mostro da sbattere, su questo costruisci anche, diciamo così, la sventura o l'avventura. E dato che io affronto temi anche piuttosto seri e li affronto, come credo si sia notato, senza veli e senza riserve, insomma, che toccano, diciamo così, anche equilibri molto significativi e importanti nella economia complessiva, politica e anche finanziaria, nazionale e regionale. È evidente che sono un uomo scomodo. Però io sono anche fiducioso nel fatto di essere una persona, ritengo, seria e onesta, di fare le cose in maniera pulita e trasparente, e anche nella responsabilità che ha la magistratura in senso generale. Del resto, voglio dire, io sono qui. Beh, mi sembra. E si può sostanzialmente guardare dalla testa ai piedi senza problemi. Sei un uomo ricco? No. A dispetto di quello che si pensa. Beh, immagino. Io ho 25.000 euro sul conto corrente, non lo sto scrivendo. Vabbè, meno male. Tu non mi conosci. È bellissima questa operazione. Io sono pronto a dirti quanto guadagno. 25.000 euro sul conto corrente. C'ho. Però dicono che i politici della Basilicata sono i più pagati d'Italia, fra i più pagati in proporzione. Quanto guadagna il presidente della regione? 8.500 euro. È tanto o poco? Secondo te? Dipende da quanti benefit, accessori, nessuno, quante nessuno. Segreterie particolari. No. Ce n'è. Nessun benefit. Cioè, quindi se il presidente della regione va a Roma e vuole pagare una bella cena, poi non ha una tasca dove la infila e viene pagata. Assolutamente no, nemmeno più le spese di rappresentanza. Cioè, se viene il ministro e io sono è così, il regolamento e la legge. Il ministro va a cena con il sottosegretario, col ministro Guidi, e vado a cena con te e con altri per discutere di un programma importante della Basilicata. Non ci sono le spese di rappresentanza. Io pago e punto. Stop, non c'è rimborso. Ecco perché dico, attenzione a questa storia della politica che guadagna a dismisura, perché io non faccio più la mia professione della professione privata. Quanto guadagnavi al massimo della tua carriera nella vita prepolitica da medico? Di più di quanto guadagno da politico. È così. Ci sono le dichiarazioni, non è che. Hai conflitti interesse di qualche tipo? No, ho uno studio privato medico. Non ho convenzioni. Non ho società. No,
nella mia vita non mi è stato consentito di partecipare a concorsi pubblici dalla mia famiglia. Addirittura? Ho partecipato ad uno, sono arrivato nono e ne hanno presi 8. Ed è così, andate a leggere le carte. Perché è così? Ma perché non voleva concorsi pubblici tuo padre? Perché un figlio di un senatore non partecipa e non vince un concorso pubblico, al di là dei meriti. E questa era la cultura che animava in quel tempo, diciamo, la mia famiglia. Mio fratello era rigidissimo, lo è ancora oggi, mio padre altrettanto, e non era consentita questa cosa. E io che volevo fare il medico e con la politica avevo poco a che fare a 25 anni, neolaureato. Magari amavo lo sport e lo praticavo anche assiduamente, avevo questa difficoltà. Partecipai a 25 anni, ne ho 52, ad un concorso all'azienda sanitaria numero 3 di Lago Negro per ufficiale sanitario. All'epoca c'era l'ufficiale sanitario. Su 9 arrivai 8 arrivai 9 e non fui assunto, punto. Reddito da parlamentare, poi è stato colpito da un'ipotesi accusatoria pazzesca e addirittura lo hanno sospettato, perché ancora non è dimostrato nulla, però di aver ricevuto uno stipendio occulto di 1 milione di euro. Se toccassero i conti di Pittella domani potrebbero trovare qualcosa di questo tipo? Assolutamente no, già detto quant'è la cifra, può andare a vedere, è verificabile. Quindi, in Italia non ci sono ville? No, anzi, cosa? Che? Cioè? C'è ancora qualche debito di qualche campagna tra mio fratello che da pagare. È un personaggio particolare, diciamo. Perché? Sì. Perché cioè io pensavo delle tue, no, invece quelle di tuo fratello. Io le ho pagate, io sono stato un parsimonioso. Ho lavorato di mia professione, ho tentato di fare le cose, non ho risorse copiose perché non ce l'ho, perché le spendo, non per altro. Io ho detto quanto guadagno, non faccio più il medico. Mio fratello, che non ha mai fatto il medico pur essendo laureato in medicina e ha lavorato di facendo sostanzialmente politica, affrontare di volta in volta, diciamo, campagne elettorali anche molto onerose oggettivamente, con un tetto di rimborso piuttosto parziale, ha determinato che la famiglia e gli amici e lui stesso si è sobbarcato, diciamo, più di qualche debito, ma che ancora sta pagando. Ho capito, va bene. Allora qui, con questo spaccato ancora una volta intrigante sui rapporti fra i fratelli Pittella, credo che ci siano delle scadenze che incombono e quindi chiuderei qui questa serata con l'ultima veramente frase per dare il titolo ai giornali domani. Quindi sul petrolio Pittella non farà un passo indietro con Palazzo Chigi? Questo è il titolo? Sul petrolio non solo non farò un passo indietro, se non sarà risolto il problema del patto, io decido di morire in battaglia. Significa, lo sanno, che andrò a manifestare a Roma. Sarà nulla Pittella che manifesta a Roma? Io sento di doverlo fare per la collettività, per questa terra che merita attenzione. Bene, grazie. Questo era l'ultimo SMS per Palazzo Chigi, per Matteo Renzi. Speriamo di poter raccontare la prossima volta di una risposta affermativa. Buonasera. Grazie.